Ragazzi cari, ben ritrovati. Come state? Spero tutto bene. Allora dai, che oggi è l'ultimo sforzo prima dell'inizio del weekend, un weekend dove tornerà anche la nostra Juventus, anzi un weekend che inizia proprio con la Juventus, perché noi giocheremo domani sera in casa contro l'Hellas Verona e quindi siamo qua per analizzare quelle che sono state le parole in conferenza stampa pronunciate da Massimiliano Allegri. Prima di iniziare a parlare delle parole di Allegri, però voglio parlarvi del tono, di come l'ha vissuta questa conferenza stampa, di quello che faceva trasparire. Ho visto un Allegri molto concentrato, ho visto un Allegri anche abbastanza teso, se vogliamo. La mia sensazione è quella di un Allegri preoccupato e intimorito da quello che sarà Juventus e la Sverona, perché è un'occasione ghiotta. Ne parlavamo anche nella live di ieri, non so se qualcuno di voi l'ha recuperata, anzi qualcuno sicuramente sì, non so se tutti, ma quindi provo a farvi un attimino la disamina. Ho voluto dare una definizione di Juventus Hellas Verona in questa giornata di campionato dove l'Inter gioca contro la Roma, in cui il Milan gioca contro il Napoli, in cui la Lazio gioca contro la Fiorentina, e l'ho definita bastarda, perché è la classica partita trappola. Ed è la partita, secondo me, in cui l'avversario della Juventus non sarà l'Hellas Verona, ma sarà la Juventus stessa. Perché è una vera e propria prova di maturità, che non è definitiva, ma è una prova di maturità. Perché ci sono grandi possibilità di vedere la Juventus al primo posto al termine di questa giornata di Serie A. Dipende dalla Juve, dipende dalle altre, ma soprattutto dipende dalla Juve. Perché poi nelle prossime partite, mi pare nelle prossime 4 o 5, mi pare più 4, ci saranno Inter, Napoli e Fiorentina ad affrontare. E lì ci sarà veramente un termometro abbastanza alto, tra cui anche il Monza. Quindi concentriamoci sull'Hellas, perché l'Hellas è vitale, fondamentale ed è bastarda, e credo che Allegri sia preoccupato proprio per questa cosa qui. L'insieme della partita di domani ce ne sono molte. Il Verona era una squadra che la partita molto bene e ti impegna fisicamente, ha molta forza fisica e buoni giocatori. Per dare valore alla vittoria di Milano di domenica occorre fare risultato, altrimenti buttiamo a mare quanto fatto domenica. Allegri punta già il faro su questa cosa, credo che sia giusto anche evidenziare, perché questo è veramente il pericolo. Poi domani in mattinata parleremo anche di quello che è l'Hellas Verona e cercheremo di capire un po' che tipo di squadra è. Però ve lo dico e ve lo ripeto e ve lo dicevo e ve lo voglio confermare ancora, io più che l'Hellas Verona ho paura della Juve. Ho paura della Juve perché non voglio che ci sia un Sassuolo 2.0. Non lo voglio assolutamente. Non è questione di stimoli, nessuno vuole ricacciare indietro la parola scudetto o quello che viene detto ora. Il calcio è fatto di momenti, bisogna essere realisti, stiamo lavorando bene e bisogna migliorare. Lavoriamo ogni giorno per migliorare. Tra l'altro ricorderete che avevo iniziato a fare un po' il conto delle volte in cui Allegri diceva lavorare e migliorare, qua in questa frase lo dice ben 4 volte, quando solitamente Allegri vuole far capire che ci sono determinate cose da fare, lui dice bisogna lavorare bene, bisogna migliorare, qua l'ha detto 4 volte, perché la Juve abbia un futuro e credo che ne abbia. Bisogna consolidare il futuro facendo crescere la squadra a livello tecnico e mentale per costruire una squadra solida. Poi gli ha tirato la corda che ha probabilmente dietro e ha detto come al solito una delle frasi registrate, e cioè l'obiettivo è quello di entrare nelle prime 4 posizioni per tornare a giocare la Champions l'anno prossimo, le valutazioni le faremo a fine stagione. Stanno tutti bene. Chiesa era entrato dopo 3 settimane di non allenamento e ha fatto una settimana di allenamento. Vlahovic era già davanti a Chiesa e stanno tutti bene. Ma a parte i singoli, domani è una partita pericolosa. No, mister, è una partita bastarda. Io ho detto bastarda più che pericolosa, perché pericolosa lo è, però è una partita bastarda. Va affrontata al pari loro. Se non ci mettiamo a pari loro potremmo trovare delle brutte sorprese. E domani deciderò e scioglierò gli ultimi dubbi di formazione. Allora, sul giocare a pari loro non sono particolarmente d'accordo, però poi ci arriviamo perché è un discorso che è tornato fuori successivamente, quindi provo ad articolarvelo nella seconda parte di video. Nicolussi è un ragazzo intelligente, Nicolussi è un giocatore da davanti alla difesa, ma può fare anche la mezzala. È un ragazzo intelligente, si sta allenando bene e arriverà anche il suo momento, quindi può essere domani, può non essere domani, vedremo. Fanno una domanda interessante ad Allegri, cioè, ma dato che a Sassuolo il giovedì aveva iniziato a sentire un pochettino di cose che non andavano, sente le stesse cose anche oggi? E Allegri dice, ero sereno anche prima di Sassuolo. No, perché la conferenza stampa di Sassuolo era sulla stessa falsariga di questa, ma l'aveva anche detto che era preoccupato, non era sereno prima di Sassuolo, quindi no, non è vero. E io ho avuto la stessa sensazione
provata da Allegri, cioè mi dava proprio la sensazione di preoccupazione in questa conferenza stampa. Domani una partita riversa in casa e con l'aiuto del pubblico e ne avremo bisogno, qua 100% d'accordo. Noi dobbiamo sempre metterci alla pari degli altri, a prescindere dalle qualità dell'avversario. Per vincere le partite ci serve questo. Vincere non è mai semplice, è sempre complicato e in Italia è molto difficile. Domani, mettendosi al pari loro, potremo avere dei vantaggi dal punto di vista delle qualità tecniche. Domani non dobbiamo pensare di andare in testa, ma di portare a casa 3 punti per tenere una buona media e cercare di allontanare l'inseguitrice e fare un passettino in avanti. Serve una partita di ordine, compattezza e pazienza. Domani sicuramente non sarà una partita semplice, come lo sono tutte. Allora, come vi dicevo, non sono d'accordissimo sul mettersi al pari loro, al loro livello, però, ripeto, ne parliamo dopo. Sono molto invece d'accordo sul discorso di non dobbiamo pensare domani che è una partita che ci farà andare in testa, dobbiamo pensare che è una partita da 3 punti. Stop. La Juve la deve affrontare così. La Juve deve, questa sempre è la mia opinione, ma la Juve deve avere grande consapevolezza dei propri mezzi, grande lucidità nel capire che lavorando tutta la settimana per preparare una singola partita avrà dei vantaggi rispetto a chi avrà meno tempo a disposizione e che non deve porsi limiti ma nemmeno fare dei voli, non deve essere Icaro che vola attorno al sole ma non deve nemmeno abbattersi. La parola equilibrio che Allegri usa tanto credo che sia veramente la parola chiave per rimanere concentrati sul fatto che non siamo una squadra di scarsi, perché la Juventus non è una squadra scarsa. Io continuo a leggere che la Juventus non avrebbe nemmeno la rosa per arrivare nelle prime 4 in Serie A. È certo che sono opinioni, sono d'accordo, ognuno può avere la sua, però mi sembra francamente distante dalla realtà. Sembra francamente valutazioni distanti dalla realtà. Poi ognuno ha diritto ad avere la propria opinione. Ma la Juve deve rimanere concentrata su questa roba qua, consapevole del fatto che non è una squadra scarsa, ma non è nemmeno una squadra fenomenale. Non è una squadra fenomenale. E che non deve pensare di dover vincere lo scudetto a tutti i costi, perché non è la situazione, e quindi domani devi pensare a portare a casa 3 punti. Cioè domani bisogna concentrarsi sul fatto che bisogna battere la Sverona, punto. Ci sono dei calcoli da fare, bisogna concentrarsi su 90 minuti più il recupero e più tutto quello che ci sarà della Sverona, 100 minuti di la Sverona. Questo è quello che deve pensare la Juventus. Stop. Per il resto ci si penserà poi dopo, si guarderanno poi dopo quello che farà gli avversari. La Juve che scende in campo prima degli altri deve battere l'Hellas, punto, stop, basta, non c'è un altro da dire. Pareggio no, non è un risultato accettabile. La sconfitta no, assolutamente no. La Juventus domani deve vincere con l'Hellas Verona e non per andare prima, ma perché deve fare 3 punti con l'Hellas Verona. Nonge è un giocatore giovane che sa giocare bene a calcio ma deve imparare a fare anche altre cose. Serve non solo la parte tecnica ma anche quella fisica dentro la partita e lì è un pochettino indietro. Abbiamo rivisto la partita di San Siro, è una questione di crescita di squadra. In questo momento e per tutta stagione è fondamentale l'equilibrio e il lavoro quotidiano. Io qui sono non d'accordo di più, perché l'equilibrio, dicevamo prima, è la parola chiave e il lavoro quotidiano è quello che devi sfruttare tu quest'anno perché puoi farne più di quegli altri. Queste sono le chiavi della Juventus. Dopo la vittoria di Milano, l'euforia esterna può farci sia male che bene, ma più male se presa nel modo sbagliato. Rimaniamo compatti, la squadra lo sa, Sassuolo deve aversi insegnato qualcosa. Vedremo domani che partite riusciremo a fare. Allora, io di euforia ne ho vista anch'io in questi giorni, non da parte dei tifosi, non da parte di tesserati Juve. Io non ho sentito nessun tesserato Juve dire avete visto dove siamo e una roba del genere. Ho sentito veramente pochi tifosi parlare di scudetto praticamente da favoriti e una roba del genere. Ma ho letto tanti articoli, tante prime pagine di giornali che butta la Juventus nel discorso scudetto quasi da numero uno. No, no. Allora i giocatori devono davvero essere bravi a capire che questa roba qui non vale niente, che quello che conta è il campo, non il giudizio di un addetto ai lavori. Si mette da parte, questa roba qui si mette da parte e si va in campo pensando di battere la Sverona, appunto. Una frase interessante e secondo me giustissima di Allegri è Sassuolo deve averci insegnato qualcosa. Quindi domani capiremo se questa squadra avrà fatto quel passo in avanti dal punto di vista mentale necessario ad aver imparato qualcosa da una sconfitta. Ricordate quando a Sassuolo, a Reggio Emilia, il post partita ve l'avevo fatto e vi dicevo questa sconfitta deve insegnarci qualcosa? Ve lo ricordate? Ecco,
l'insegnamento di questa sconfitta lo vedremo domani. Se abbiamo capito qualcosa, domani vinciamo. Che si vinca bene, che si vinca male, però porti a casa 3 punti. Se hai capito qualcosa, se hai imparato qualcosa dalla sconfitta. Se no Sassuolo non ti avrà insegnato niente, sarà stata una sconfitta tosta, non ancora digerita e che rimane lì. E che si porta dietro altre sconfitte come quella di domani magari. Quindi no, domani bisogna vincere. E bisogna scendere in campo con la consapevolezza di dover vincere domani, eh. Attenzione, nonostante la pazienza che diceva Allegri e tutte queste robe qui, domani la Juventus deve fare la Juventus. E in casa sua la Juventus non può non vincere contro l'Hellas Verona, quintultimo in classifica. Questa è una cosa che non esiste. Il fatto di avere giocatori giovani ed esperti, giocatori giovani, un mix di esperti, i giocatori giovani ti danno entusiasmo e spensieratezza. Poi ci sono le partite importanti, quelle che a livello di motivazioni è più difficile da preparare. A San Siro contro il Milan si gioca da sola, domani invece giochiamo contro una squadra che si deve salvare, che è fisicamente forte. Se cadiamo nella superficialità e non ci mettiamo lì a combattere, aiuto, al pari loro difficilmente ne verremo fuori. Altro step da fare come crescita di squadra. Da qui a fine anno deve regnare l'equilibrio, dobbiamo lavorare per migliorare tutti i giorni nei momenti di difficoltà. Non sto a tornarci sopra perché, come dicevo prima, poi arriviamo, perché esattamente non questa ma quella dopo. McKennie può essere utile in una partita fisica e sta facendo molto bene, deve tenere per tutto il campionato per crescere. Quando sei alla Juventus viene visto come il favorito, noi sappiamo i nostri limiti, devono diventare i nostri punti di forza, lo dico sempre sia a voi che ai ragazzi, loro lo sanno. È un gruppo con voglia di fare, giocano tutti di squadra, ogni singolo obiettivo viene messo al servizio della squadra. Noi per arrivare in fondo, entrare nelle prime 4, dobbiamo solamente giocare così. Domenica a Milano non è stata una partita eccelsa dal punto di vista tecnico, ma è stata una grande partita. La squadra ha concesso poco, difeso in modo ordinato. Potevamo fare più gol, non l'abbiamo fatto e su questo dobbiamo migliorare. Ma quello finito a Milano, domani abbiamo un'altra partita che, ripeto, sarà completamente diversa. Negli scontri diretti li giochiamo, queste partite invece abbiamo il dovere di vincerle, ma ci vuole pazienza e compattezza e grande umiltà. Qua Allegri fa una sorta di monologo, tocca alcuni tasti che aveva già citato, però dice una cosa all'interno di questo mare di parole, che per arrivare nelle prime 4 occorre solamente giocare così, anche se non è una partita eccelsa dal punto di vista tecnico, bisogna concedere poco e difendere in maniera ordinata. Queste sono le linee guida di questa stagione. Credo che questa frase o questi concetti mettano definitivamente la parola fine a quella volontà di andare a prendere gli avversari in avanti, quella roba che si era provata in questa stagione, che si era vista molto bene in pre-season e che è morta con la sconfitta di Sassuolo. Già in campo avevamo avvertito nelle ultime partite una modifica, queste parole mi fanno dire definitivamente morta quella voglia di provare a fare qualcosa di diverso, perché per arrivare nelle prime 4 dobbiamo giocare solamente così. Anche se non è una partita eccelsa, l'importante è concedere poco e difendere in modo ordinato. Mi dispiace tanto, o almeno mi dispiacerebbe tanto, perché calcio è entusiasmo, no? Il calcio è divertimento, è gioia, e pensare a una Juventus che poteva andare a fare una partita diversa a quelle che abbiamo visto negli ultimi 2 anni, che non avevano portato niente, mi galvanizzava. Poi ero consapevole che non sarebbe durato tutto l'anno e che ci sarebbero stati dei momenti in cui metteva da parte, però nei momenti in cui si metteva da parte poi, però forse poi tornava anche fuori. Invece in questo momento temo che si sia tornati definitivamente indietro a quelli che erano i credo degli ultimi 2 anni. Mi dispiacerebbe veramente tanto. Poi c'è il discorso relativo al mettersi alla pari. Allegri dice: mettersi alla pari degli avversari è questione di rispetto. Per arrivare in cima nelle prime 4, le partite importanti, quelle che dobbiamo vincere, sono quelle che non sono gli scontri diretti. Quindi Allegri dice: le partite, quelle piccole, quelle devi vincere. Lì può succedere di tutto negli scontri diretti, ma in certi tipi di partita dove tra virgolette hai l'obbligo di vincere, se non hai rispetto, e soprattutto ora che ci sono squadre organizzate, uomo contro uomo tutto campo, che ti vengono a prendere, che creano una partita intensa, se vai sotto poi rigirarla non è semplice. Mi viene in mente il Bologna. Ecco perché dobbiamo sempre metterci a pari degli avversari per vincere le partite. Non è questione di sminuire il gruppo, ma di rispetto dell'avversario. Una volta si diceva che i campionati si vincono e si perdono con le piccole. Il calcio è una questione di numeri. La differenza reti è quello che conta e i punti per arrivare lì su sono sempre gli stessi, magari un anno 3 in più e magari un anno 3 in meno. Allora,
Io concordo sul fatto che per vincere il campionato serva battere le piccole. Secondo me questa è una grande verità. Poi gli scontri diretti, ovvio che non li puoi perdere tutti perché se no il campionato non lo vinci, però gli scontri diretti magari ne vinci uno, ne pareggi un altro, ne perdi uno, sono le partite che ti piacciono di più, però il campionato lo vinci con le piccole. È inutile perché sono di più, sono più squadre che ti possono dare più punti. Se lo guardiamo da questo punto di vista, il Milan è la squadra assolutamente favorita per la vittoria ad oggi, perché il Milan ha vinto 7 partite, ne ha perse 2. 21 punti, 3 per 7, 21, e le uniche due sconfitte sono state contro Juventus e Inter. Due scontri diretti, dove poi ha vinto con la Lazio, ha vinto con la Roma e adesso giocherà con il Napoli. Quindi il Milan nelle partite non di primissimo cartello, il punteggio pieno l'ha sempre portato a casa. Quindi da questo punto di vista il Milan è la favorita, no? Io credo che non sia giusto il discorso di mettersi sempre a pari con gli avversari, sebbene credo che serva rispettarli, gli avversari. Ma rispettarli non significa mettersi al loro pari, bensì capirne i punti forti, cercare di limitarli, capire i punti deboli, cercare di far male su quelli, sempre senza snaturare il tuo pensiero, la tua composizione di squadra. Però questo è il mio pensiero, il mio ragionamento. E Allegri è sempre stato invece così, cioè questo è Allegri, questa è l'essenza di Allegri. Anche quando vinceva gli scudetti, questo è Allegri. Questo è il suo modo di pensare e finché ci sarà Allegri in panchina, questo sarà il modo di pensare perché è il suo modo di pensare. Giusto o sbagliato che sia, questo è il suo e non glielo si può toccare. Cioè è un modo di pensare che all'epoca ha portato dei risultati, oggi un pochino meno, per usare un eufemismo, però questo è il credo di Allegri e questo non lo cambierà mai. Quindi il mettersi a pari degli avversari, soprattutto quelli tecnicamente meno dotati, per poi far venire fuori la differenza tecnica. Questo è, e questo sempre sarà. Però a me da queste parole viene scontato pensare una cosa, poi mi farete sapere voi se siete d'accordo con me oppure no, però ve lo devo dire. Perché io sono sempre più consapevole, anzi sono sempre più convinto del fatto che Allegri voglia dire da un momento all'altro, oh ragazzi, ma tutto quello che vi ho detto dell'arrivare nei primi quattro per me è una grandissima stronzata. Io sono sicuro che a un certo punto si tradirà in stagione. Già dopo il post partita col Milan che ha detto ha spiegato il perché la Juve non può essere tra le favorite, ma il Milan sì, era di un'incoerenza totale. Incoerenza totale. E quindi lui sta recitando una formula, ma nella sua testa lui vorrebbe dire un'altra cosa, che non significa credere di vincere lo scudetto, ma lui vorrebbe dire un'altra roba, lui vorrebbe dire semplicemente che alla Juve si deve sempre vincere, che lui vorrebbe vincere, perché lui, ragazzi, questo suo modo, questo suo approccio al calcio in questo modo qui, è perché è consapevole che in questo modo lui andrà a vincere. Ed è sempre stato così. A lui interessa l'arrivare, non il percorso, lui interessa tagliare il traguardo. E sono convinto che negli ultimi 2 anni tutto quello che poi lui ha detto. Mi ricordo dopo l'eliminazione con il Villarreal, no, non è un fallimento, ma siete intellettualmente disonesti a dire che è un fallimento. Quelle lì sono parole di un uomo nervoso, stressato dal momento. Non sono parole di uno come Allegri e che non le può pensare, né le può credere. Sono sicuro che un giorno, fra qualche anno, quando non sarà più allenatore della Juventus, magari non allenerà neanche più, ci saranno le varie interviste, lui parlerà di questo periodo e dirà: dovevo dire delle robe per difendere il mio lavoro, ma che non stava né in cielo né in terra, ma io ne sono convinto che arriverà a dirlo e lo dirà quando non ci sarà ormai più niente da difendere, niente da salvare, non si faranno neanche più questi discorsi, perché sennò non si spiegano, perché sennò non si spiegano anche certi momenti in cui dice delle frasi come abbiamo l'obbligo di vincere certe partite, cioè già il fatto che oggi abbia detto che c'era l'obbligo di vincere. Poi la frase dopo, quando l'ha ripetuto, l'ha ritrattato subito e ha detto tra virgolette. Però Allegri è uno che nella sua testa c'ha la vittoria, qui, fissa, chiodo fisso la vittoria. E quando non arriva la vittoria, non riesce a essere umile nel riconoscere magari i suoi errori, i suoi limiti, no, de deve difendere il suo operato. È poco umile da questo punto di vista Allegri, uno che quando vinceva lui ci sono allenatori che vincono e altri che non vincono. E adesso invece che non vince bisogna prendere in considerazione le rose. Allora, discorso che si doveva fare anche prima. Ma fa parte, io credo, dell'essere umano. Poi ci sono le persone un po' più umili, le persone un po' meno umili, però poi chi vince ha sempre ragione,
chi vince parla, la storia la scrivono i vincitori, gli altri la leggono. Questo è un po' il riassunto finale, no? Adesso che non sta vincendo lui, come gli rode da matti e dice anche delle cose che secondo me nella sua testa non pensa, ma che dice per difendere il suo lavoro. Cioè il fatto che lui dica che la Juventus deve arrivare nelle prime quattro è perché se arriva nelle prime quattro ha fatto il suo. Se va anche più su delle prime quattro e quindi magari vince lo scudetto, è stato bravissimo. L'unico modo per far saltare questo discorso è arrivare fuori dalle prime quattro. Banalmente, no? Ma io non posso pensare che Allegri creda davvero a queste cose. Le dice come scudo, le dice come protezione. Cioè, mi rifiuto di pensare il contrario, anche se a inizio stagione lo potevo pensare, perché mi sembrava veramente convinto di quello che diceva. Adesso ho veramente capito che le butta lì dentro, così ogni tanto la stessa frase, dobbiamo tornare a giocare alla Champions, dobbiamo arrivare alle prime quattro, poi però quando lo fanno girare, lui ti fa capire, è per quello che io continuo a dire, ma smettetela di chiedergli qual è l'obiettivo della Juventus, cazzo l'ha già detto 1.000 volte, scusatemi, ma gliel'ha già detto 1.000 volte. E secondo me lo stanno continuando a fare perché vogliono il titolo, vogliono fregarlo, vogliono farlo cadere in tentazione. Se no non si spiega, vogliono che arrivi a un certo punto con i marroni girati e che dica quello che pensa veramente, non quello che dice perché vuole difendere la sua professione, il suo lavoro. Secondo me è così, poi magari non è così, però secondo me è così. Abbiamo rose differenti, lo scorso anno avevamo giocatori di grande esperienza internazionale, quest'anno non li abbiamo, ma abbiamo giocatori giovani con più voglia. Sono due gruppi diversi, ma con gli stessi obiettivi. L'anno scorso l'obiettivo della Juventus era entrare nei primi quattro. La Juventus prende Pogba, Di Maria, Paredes, Kostic, Milik per arrivare nei primi quattro. Ci va anche Allegri, eh? L'anno scorso in estate che l'obiettivo era lo scudetto. O lottare per lo scudetto. Quindi gli stessi obiettivi. Sì o no? Cioè, capiamolo. A seconda dei giocatori a disposizione dobbiamo cercare di ottenere il meglio possibile. A sinistra ho un dubbio tra Kostic e Cambiaso, anche se Ealing sta decisamente meglio. Il dubbio lo sceglierò domani mattina. E come vi dicevo la settimana scorsa, quando gli fanno una domanda su un ballottaggio e lui mette dentro un terzo giocatore, è perché quel terzo giocatore nominato da Allegri non giocherà mai. E infatti Ealing sta decisamente meglio, ma nel ballottaggio 2 non c'è. Occorre prendere qualche punizione in più al limite dell'area, ne abbiamo prese poche, ma abbiamo i calcianti per segnare. E questa è stata la conferenza stampa di Allegri. Io spero di avervi fatto capire un po' le mie preoccupazioni, le mie paure, le mie ansie. Aspetto la vostra lettura del momento Juve, della conferenza stampa di Allegri, delle parole di Allegri e della partita di domani qui sotto nei commenti. E poi domani mattina cerchiamo di fare il punto della situazione proprio sull'Hellas Verona, che non sarà l'avversario della Juve, perché domani la Juventus gioca contro la Juventus.